ringraziare voi perché siete veramente la seconda edizione e ci seguite sempre in tutti i nostri eventi, quindi grazie veramente di cuore. Volevo gli ringraziamenti a parte Mario. E possiamo ripetere, non è tanto, possiamo ripetere fino a stasera ne abbiamo tempo. Voi avete da fare? No, ormai. Ho anche una cortesia che lei, se no mi devo mettere gli occhiali che sono un po' ciecata. Quindi, cioè, vi passiamo. Ringrazio tutte le aziende, i nostri sponsor, i nostri partner di ogni evento, le aziende, le pasticcerie che hanno offerto i dolci di Babbo Natale. Vi vorrei ricordare che quest'anno, come l'anno scorso, doneremo dei buoni carne e dei buoni check-up completi offerti dal dottor Iannapollo, che ringraziamo di cuore. Alle famiglie bisognose di Siderno, noi facciamo dei buoni carne che doniamo alle famiglie. Insieme quindi noi vorremmo e cerchiamo di far risplendere e rinascere la nostra Siderno. Insieme, dicevo prima, si fa rete, si fa squadra. Avete avuto modo anche di vedere per le strade della nostra città che abbiamo cercato di abbellire i marciapiedi, le vetrine con i tappeti ostili, le ghirlande, e stiamo cercando di organizzare anche un Natale diverso da quello degli anni passati. A questo proposito vorrei invitare qua sul palco Domenico Leandri a organizzare per il prossimo Natale una serie di manifestazioni che andranno dal 13 dicembre fino al 6 gennaio. Come diceva Antonella, ci saranno in piazza Porto Salvo i mercatini natalizi e soprattutto ci saranno dei laboratori e attività di intrattenimento per i bambini, soprattutto nel periodo delle vacanze natalizie. Ogni giorno ci sarà un laboratorio per i bambini, ci sarà il Gran Teatro dei Burattini, ci sarà uno spettacolo di Mangiafuoco, ci sarà Babbo Natale, ci sarà la Befana, ci saranno le foto con i vari personaggi. Spero che tutti quanti avrete la possibilità di partecipare. Già da domani ci scorreranno le locandine con il programma dettagliato della manifestazione, che ripeto è stato possibile soltanto grazie al contributo di tutti. È stato un investimento importante, ma speriamo che ne varrà la pena. Stiamo anche organizzando una serata di gala, un concerto tra Capodanno e la Befana, a cui spero abbiate tutti quanti la possibilità di partecipare. Grazie. Carlo Tanzi, sei in giro col camper da diversi giorni, da alcune settimane. Oggi il camper si ferma in un'iniziativa molto particolare, speciale, in cui moda, mondanità e beneficenza vengono coniugati. Sì, qua siamo, io vengo spesso nella Locride, qua sono praticamente di casa perché sono San Luca, sono consigliere, quindi mi sento a mio agio. Soprattutto dobbiamo sfatare quel mito negativo. Qua abbiamo una bellissima aria, gente che si vuole divertire, gente piena di energia. E poi l'energia finalizzata a una causa nobile questa sera, la solidarietà. La solidarietà che fa quello che non va la politica. E qua è un bellissimo esempio di come si riesce a stare vicino ai deboli attraverso una serata divertente ma al contempo utilissima.